Anticipazioni una vita. Yolanda Lazzaro, il nuovo amore di Mauro. Ricche di colpi di scena, sono le puntate che ci appassioneranno nel corso del mese di gennaio 2021. L'ex commissario, Mauro Sanemeterio, si innamorerà perdutamente di una schiava, la bellissima quanto delicata Yolanda, la quale gli sarà d'aiuto per rintracciare Marzia Sampaio, finita a causa di Genoveva Salmeron, ossessionata da Felipe in un giro losco. Approfondiamo le nuove anticipazioni una vita per scoprire tutti i particolari di questa vicenda ricca di colpi di scena. E colpo di fulmine tra Mauro e Yolanda. Nelle puntate che ci stupiranno, ad inizio anno nuovo, l'ex commissario, Mauro Sanemeterio, conoscerà una donna, Yolanda, pronta a scombussolare totalmente la sua esistenza. L'uomo, come ben sapete, più volte affermerà di non aver ancora metabolizzato la grave perdita che ha subito, ovvero la morte della sua anima gemella, Teresa Sierra. Ed il suo cuore sembrerà diventato arido e gelido. Tuttavia, quando, a causa di Genoveva Salmeron, la dolce Marzia finirà in un giro dedito alla tratta delle schiave, Sanemeterio farà di tutto per aiutare il suo fidato amico a riportare la donna sana e salva in quartiere. E sarà proprio nel corso delle serrate indagini per ritrovare la Sampaio che l'ex commissario di polizia si imbatterà in una donna bellissima, Yolanda Lazzaro. E, fin da subito, tra loro sarà amore. Come vedremo, dopo aver intercettato il trafficante di schiave che ha rapito la povera Marzia, Felipe ed il suo amico sotto false identità lo raggiungeranno e faranno di tutto per guadagnarsi la sua fiducia incondizionata. Mauro, infatti, sosterrà di essere in cerca di una decina di donne da sfruttare per alcuni loschi affari. Cesar, in un primo momento, non si fiderà di lui e rifiuterà l'offerta. Poi, però, vorrà metterlo alla prova e, nel bel mezzo di una serata, proporrà sia a lui che a Felipe che lo accompagnerà una serata di piacere con alcune sue schiave. La scelta di Mauro ricadrà così su una ragazza bellissima di nome Yolanda. Mauro, invece, sceglierà una ragazza di colore alla quale cercherà di carpire informazioni sulle altre donne nelle loro tristi ed ingiuste condizioni. Ovviamente, i due non consumeranno alcun rapporto con loro ed anzi, le faranno capire che un bel giorno le tireranno fuori di lì da quel vero e proprio inferno. Ritornati ad Acacias, sia Mauro che Felipe si diranno distrutti e addolorati. Sanemeterio ricorderà con dolore la sua Teresa ed affermerà di non riuscire più a guardare negli occhi nessun'altra donna da quando la sua amata è volata in cielo. Aggiungerà però un particolare molto interessante. Svelerà di essere rimasto molto colpito dalla dolcezza e dalle fattezze di Yolanda, precisando di aver notato un dettaglio davvero molto singolare. La giovane ha un neo sul corpo nello stesso punto in cui l'aveva la buona maestra. E questo dialogo, apparentemente innocuo, spianerà la strada ad un susseguirsi di eventi davvero molto emozionanti. Yolanda e Marzia in grave pericolo. Un giorno, Yolanda, dietro richiesta di Andrade, si presenterà al cospetto di Mauro con un biglietto con su scritto che se vorrà la donna che sta cercando, ovvero Marzia, dovrà pagare una somma pari a 15.000 pesetas. Cesar ignorerà il legame esistente tra la bella brasiliana e Felipe e sarà quasi disposto a cedere la sua schiava. Yolanda, così, trascorrerà molto tempo con l'ex commissario, arrivando a stringere con lui un legame molto forte ed intenso. Inoltre, nel corso delle puntate emergerà che Mauro, a differenza di quanto raccontato ai suoi vicini per non destare sospetti, sia ancora un poliziotto. E prenderà molto a cuore la situazione di Marzia e quella delle altre donne nella sua stessa situazione. Pertanto, con tenacia e coraggio, non vedrà l'ora di accusare il losco Andrade di traffico di donne.
Nel corso di un successivo incontro con Yolanda, San Emeterio la ringrazierà per tutte le informazioni che gli sta dando, mettendo gravemente a rischio anche la sua stessa incolumità. Vedremo che la definirà una donna molto coraggiosa e, dimenticando per un attimo tutto il dolore legato alla prematura dipartita di Teresa, la bacerà con passione. Yolanda ricambierà felice, dimostrando di essersi innamorata di lui a prima vista. Una insidia, però, potrebbe rovinare tutto. Mauro, senza preventivamente avvisare Felipe, contatterà il nuovo commissario, Aurelio Mendez. E, per evitare colpi di testa del suo amico o iniziative illegali da parte di quest'ultimo, sceglierà di tenerlo all'oscuro delle indagini, non dirgli, cioè, che esse sono in corso di svolgimento e stanno avvenendo con il supporto della polizia. Addirittura, Mauro preferirà non raccontare al legale nemmeno il bacio dato a Yolanda e il fatto che quest'ultima gli stia dando una mano non indifferente per smascherare Andrade e ritrovare Marcia. Nel frattempo, Felipe, dopo aver appreso con certezza e senza ombra di dubbi che la bella brasiliana sia davvero finita nel giro di Cesar, non se la sentirà di coinvolgere le forze dell'ordine nella faccenda, né tantomeno attendere un eventuale arresto di Andrade per liberare la sua Marcia. Pertanto, una mattina si metterà in contatto telefonico con lo stesso Cesar e gli domanderà per quale assurdo motivo non gli abbia ancora detto il prezzo della Sampaio. Prezzo, in realtà, comunicato da Yolanda a Mauro. L'avvocato resterà di stucco quando il losco signore gli farà sapere di aver inviato la sua messaggera ad Acacias già diversi giorni addietro. E ci chiediamo: cosa accadrà? Marcia e Yolanda correranno gravi rischi? L'Alvarez Hermoso si renderà protagonista di qualche gesto dettato dall'impeto? Vedremo. Se il video ti è piaciuto, metti mi piace, iscriviti al canale e clicca la campanella per ricevere gli aggiornamenti.